Gesù è asceso al cielo, ma non ha abbandonato la terra. È qui in mezzo a noi e dovunque. Egli è la pienezza, il pleroma, che riempie di sé tutte le cose. E questa è la grande verità. La presenza del Verbo incarnato nel mondo, nell'universo, in tutte le cose, dà senso, significato a tutte le cose. Questo significa l'ascensione del Signore. La presenza di Gesù non più qui nel corpo, ma nello spirito. Egli è presente sempre e dovunque. È il Dio presente che riempie di sé l'universo. È qui, asceso al cielo. Però l'ascensione al cielo ci insegna tante cose. Gesù è asceso al cielo anche col corpo. Ricordate il primo Adamo e ricordate adesso il secondo Adamo. Il primo Adamo fu cacciato dall'Eden terrestre. Tutta l'umanità con lui fu cacciata dall'Eden terrestre e fu consegnato al nemico e alla morte. Adesso il nuovo Adamo entra nell'Eden celeste ed entra tutta l'umanità con lui nell'Eden celeste. Le porte si riaprono e l'umanità in Cristo, innanzitutto lui il capo e dopo di lui tutti noi, entriamo in cielo, nell'Eden di Dio, diventiamo di nuovo amici di Dio, realizziamo noi stessi come figli di Dio, figli dell'unico Padre, ossia ci divinizziamo anche noi in Cristo Gesù. Questa è la verità che scaturisce dall'ascensione al cielo. Le porte del cielo sono aperte per l'uomo. L'uomo siede alla destra di Dio. Le porte del cielo si erano chiuse, quelle dell'Eden, l'amicizia era stata rotta, l'uomo era stato consegnato alla distruzione, alla morte, al maligno, adesso è sottratto alla sua condanna. Cristo è morto per tutti, è risuscitato per tutti e per tutti è asceso al cielo. Anche noi siamo ascesi al cielo. Il mistero dell'ascensione è il mistero che ci tocca intimamente. Anche noi siamo risuscitati con Lui e ascesi con Lui in cielo. Cristo parte per il cielo. Ci sono due partenze nel Vangelo di oggi e nelle letture di oggi, due partenze. La partenza di Cristo in alto, che si diffonde per il mondo poi, perché il cielo è dovunque, Dio è dovunque, il cielo è dovunque Dio, Dio in Cristo è dovunque, Dio parte per il cielo, ma Gesù dà un comando, voi partite per il mondo, non state lì a guardare in alto. Ma voi dovete camminare per il mondo, annunziare al mondo che io sono il vivente, che tutto è cambiato per l'uomo. Ed essi partirono, come dice il Vangelo di Marco, parlando dell'ascensione molto brevemente, essi partirono secondo il comando del Signore. Proprio nel Vangelo di Matteo c'è questo comando: mi sarete testimoni dovunque, annunziate a tutti che io ho redento il mondo, io sono il vivente, la sorte per gli uomini è mutata. E allora noi raccogliamo questo comando del Signore
e non stiamo più a guardare in alto. Dio aprirà i cieli un'altra volta nell'ultimo giorno e si farà vedere Cristo glorioso che scenderà in mezzo a noi a raccoglierci tutti e a riportarci dalla casa del Padre, nella gloria del Padre, ma per noi c'è un'altra partenza. Una prima sosta a Gerusalemme per essere riempiti di Spirito Santo e poi partire per il mondo ad annunziare a tutti che Gesù è vivo, che la sorte dell'uomo è mutata, che la salvezza è venuta. Questa è la missione che noi dobbiamo ricevere oggi e che noi dobbiamo adempiere nella vita, annunciare a tutti che Gesù è risorto, che Gesù è vivo, che Gesù è presente, che nel suo nome c'è la salvezza. Ed è per questo che abbiamo ricevuto lo Spirito. Qui ci dice la liturgia di oggi: riceverete lo Spirito Santo, quello che il Padre vi ha promesso per bocca mia. Tra non molti giorni sarete investiti di Spirito Santo e voi andrete fino ai confini del mondo ad annunziarmi. Ecco la partenza nostra, uscire per annunciare a tutti che Gesù è vivo, che Dio è redento il mondo. Questa è la missione che noi dobbiamo comprendere. Oggi tutti abbiamo ricevuto una preghiera di effusione che risveglia il nostro battesimo e risveglia in noi il comando di Cristo di andare fino ai confini del mondo ad annunziare a tutti che Gesù è il Signore. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo proprio per questa missione: vivere ormai per Cristo e in Cristo, guardare in alto colui che è sceso al cielo, ma rinvigorite del suo Spirito, camminare per il mondo annunziando a tutti la vita nuova. Fratelli e sorelle, non è il momento di dilungarci, basta aver accennato a questi due concetti. Rallegriamoci piuttosto della gioia ancora che Dio ci ha dato e moltiplichiamo questa gioia, la gioia di avere ricevuto lo Spirito e con lo Spirito di avere ricevuto la missione di annunziare al mondo che Gesù è il Signore. Fratelli, sorelle, questo è il mandato che il Signore oggi ci dà. Gli apostoli andarono, predicarono dovunque, mentre il Signore accompagnava con prodigi e carismi la loro missione. Anche noi siamo chiamati a camminare, a partire, non per il cielo, ma per la terra, a camminare dovunque e ad annunziare a tutti quello che è avvenuto. Il Signore si è riempito per questo del suo Spirito, per questo il Signore ci ha dato l'esperienza di sé, ci ha dato la gioia, la pace, l'amore e ci ha dato anche quei doni e quei carismi necessari per annunciare al mondo la vita nuova. Assorbiamo da Cristo questa pienezza, dalla sua pienezza siamo riempiti oggi e camminiamo, comunichiamo agli altri la gioia che abbiamo ricevuto, comunichiamo agli altri che la vita non è spenta, che la vita ora incomincia, che la vera vita è dentro di noi e noi siamo gli annunciatori della vita che non tramonta, la vita che è Cristo Signore. Amen. Gesù è asceso al cielo, ma non ha abbandonato la terra. È qui in mezzo a noi e dovunque. Egli è la pienezza, il pleroma, che riempie di sé tutte le cose. E questa è la grande verità, la presenza del Verbo incarnato nel mondo, nell'universo, in tutte le cose, dà senso, significato a tutte le cose.
Questo significa l'ascensione del Signore. La presenza di Gesù non più qui nel corpo, ma nello spirito. Egli è presente sempre e dovunque. È il Dio presente che riempie di sé l'universo. È qui, asceso al cielo. Però l'ascensione al cielo ci insegna tante cose. Gesù è asceso al cielo anche col corpo. Ricordate il primo Adamo e ricordate adesso il secondo Adamo. Il primo Adamo fu cacciato dall'Eden terrestre. Tutta l'umanità con lui fu cacciata dall'Eden terrestre e fu consegnato al nemico e alla morte. Adesso il nuovo Adamo entra nell'Eden celeste ed entra tutta l'umanità con lui nell'Eden celeste. Le porte si riaprono e l'umanità in Cristo, innanzitutto lui il capo e dopo di lui tutti noi, entriamo in cielo, nell'Eden di Dio, diventiamo di nuovo amici di Dio, realizziamo noi stessi come figli di Dio, figli dell'unico Padre, ossia ci divinizziamo anche noi in Cristo Gesù. Questa è la verità che scaturisce dall'ascensione al cielo. Le porte del cielo sono aperte per l'uomo. L'uomo siede alla destra di Dio. Le porte del cielo si erano chiuse, quelle dell'Eden, l'amicizia era stata rotta, l'uomo era stato consegnato alla distruzione, alla morte, al maligno, adesso è sottratto alla sua condanna. Cristo è morto per tutti, è risuscitato per tutti e per tutti è asceso al cielo. Anche noi siamo ascesi al cielo. Il mistero dell'ascensione è il mistero che ci tocca intimamente. Anche noi siamo risuscitati con Lui e ascesi con Lui in cielo. Cristo parte per il cielo. Ci sono due partenze nel Vangelo di oggi e nelle letture di oggi, due partenze. La partenza di Cristo in alto, che si diffonde per il mondo poi, perché il cielo è dovunque, Dio è dovunque, il cielo è dovunque Dio, Dio in Cristo è dovunque. Dio parte per il cielo, ma Gesù dà un comando, voi partite per il mondo, non state lì a guardare in alto, ma voi dovete camminare per il mondo, annunziare al mondo che io sono il vivente, che tutto è cambiato per l'uomo. Ed essi partirono, come dice il Vangelo di Marco, parlando dell'ascensione molto brevemente, essi partirono secondo il comando del Signore. Proprio nel Vangelo di Matteo c'è questo comando: mi sarete testimoni dovunque, annunziate a tutti che io ho redento il mondo, io sono il vivente, la sorte per gli uomini è mutata. E allora noi raccogliamo questo comando del Signore e non stiamo più a guardare in alto. Dio aprirà i cieli un'altra volta nell'ultimo giorno e si farà vedere Cristo glorioso che scenderà in mezzo a noi a raccoglierci tutti e a riportarci nella casa del Padre, nella gloria del Padre. Ma per noi c'è un'altra partenza, una prima sosta a Gerusalemme per essere riempiti di Spirito Santo e poi partire per il mondo ad annunziare a tutti che Gesù è vivo, che la sorte dell'uomo è mutata,
che la salvezza è venuta. Questa è la missione che noi dobbiamo ricevere oggi e che noi dobbiamo adempiere nella vita, annunciare a tutti che Gesù è risorto, che Gesù è vivo, che Gesù è presente, che nel suo nome c'è la salvezza. Ed è per questo che abbiamo ricevuto lo Spirito. Qui ci dice la liturgia di oggi: riceverete lo Spirito Santo, quello che il Padre vi ha promesso per bocca mia. Tra non molti giorni sarete investiti di Spirito Santo e voi andrete fino ai confini del mondo ad annunziarmi. Ecco la partenza nostra, uscire per annunciare a tutti che Gesù è vivo, che Dio è redento il mondo. Questa è la missione che noi dobbiamo comprendere. Oggi tutti abbiamo ricevuto una preghiera di effusione che risveglia il nostro battesimo e risveglia in noi il comando di Cristo di andare fino ai confini del mondo ad annunziare a tutti che Gesù è il Signore. Noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo proprio per questa missione: vivere ormai per Cristo e in Cristo, guardare in alto colui che ascese al cielo, ma rinvigorite del suo Spirito, camminare per il mondo annunziando a tutti la vita nuova. Fratelli e sorelle, non è il momento di dilungarci, basta aver accennato a questi due concetti. Rallegriamoci piuttosto della gioia ancora che Dio ci ha dato e moltiplichiamo questa gioia, la gioia di avere ricevuto lo Spirito e con lo Spirito di avere ricevuto la missione di annunziare al mondo che Gesù è il Signore. Fratelli, sorelle, questo è il mandato che il Signore oggi ci dà. Gli apostoli andarono, predicarono dovunque, mentre il Signore accompagnava con prodigi e carismi la loro missione. Anche noi siamo chiamati a camminare, a partire, non per il cielo, ma per la terra, a camminare dovunque e ad annunziare a tutti quello che è avvenuto. Il Signore si è riempito per questo del suo Spirito, per questo il Signore ci ha dato l'esperienza di sé, ci ha dato la gioia, la pace, l'amore e ci ha dato anche quei doni e quei carismi necessari per annunciare al mondo la vita nuova. Assorbiamo da Cristo questa pienezza, dalla sua pienezza siamo riempiti oggi e camminiamo, comunichiamo agli altri la gioia che abbiamo ricevuto, comunichiamo agli altri che la vita non è spenta, che la vita ora incomincia, che la vera vita è dentro di noi e noi siamo gli annunciatori della vita che non tramonta, la vita che è Cristo Signore. Amen.